amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire insieme come andrà la vostra settimana partendo proprio dal taglio per vedere qualcosa in generale o nello specifico qualcosa da attenzionare particolarmente con questa frusta. Non è tanto positiva, è vero, ma non vi allarmate perché almeno sapete che cosa aspettarvi o cercare di evitare per quieto vivere, per trovare la pace, per migliorare magari alcuni aspetti che possono riferirsi magari a dei litigi, delle discussioni o per conto vostro evitare distrazioni. Quindi concentrazione per futuri errori, quindi di andare poi a risolvere delle questioni in particolare dettati dallo stress, dettati da altre tensioni in genere. Quindi qui ci sono già delle informazioni interessanti, che siano litigi, che siano equivoci oppure distrazioni o non riuscire a concentrarsi su qualcosa, ecco, sapete già magari come affrontare alcune cose e, come vi ho detto, magari anche poterle evitare. Altre informazioni ci arrivano proprio da queste energie che parlano di qualcosa o qualcuno che è in arrivo. Poi il cavaliere può riferirsi a notizie o idee, nuove ispirazioni che possono arrivare a voi, persone, visite. A volte mi capita nelle letture che può voler dire anche quando si consegna qualcosa, quando riceviamo effettivamente qualcosa di importante, anche un pacco per dire, se soprattutto lo stiamo aspettando. Dico questo perché essendoci la carta della casa a volte vuol dire queste situazioni. A parte questa disquisizione, qualsiasi cosa voi state aspettando, c'è fermento, si vede nelle vostre energie, c'è qualcosa che si sta muovendo nel verso giusto. La fortuna, non in quanto fortuna, sappiamo bene che molte cose dipendono da noi come ci muoviamo, però di quella si parla, di quella fortuna che ci porta ad avere speranza, ad aver fiducia, ad aprirci delle possibilità ed eventualmente accoglierle e effettivamente anche di sorprese, di qualcosa che giunge a noi di inaspettato. In tutto ciò, come si vede, c'è l'intensificazione effettivamente in alcuni ambiti della vostra vita da un lato di tranquillità, di organizzazione, di valutazione o anche cose che riguardano gli affari, non solo di famiglia ma anche legati alla casa, forse acquisti, vendite, perché no, anche sistemazione della carta della casa stessa, anche cose a livello economico. Quindi, come si vede, c'è un fermento sotto tutti i punti di vista, quindi qui ci sono dei cambiamenti interessanti. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, abbiamo gemelli, bilancia e acquario, un pochetto anche quelli di terra, e quindi toro, vergine e capricorno. Adesso andiamo a vedere gli altri aspetti, quindi ambito amore, perché in coppia singola, e poi il lavoro. Troviamo baldoria, stanza e amante, direi che parlano abbastanza chiaro. Certe volte queste, soprattutto nelle letture private, vuol dire un'intensificazione del proprio rapporto anche a livello intimo, perché no, perché qui c'è generosità, seduzione, creatività, una forte sensibilità, quindi non solo dal punto di vista sessuale ma anche come intesa e armonia nella coppia stessa, possibilità
capacità di divertirsi, di situazioni che possono essere molto, molto, molto positive e anche di concentrarsi su alcune cose interessanti, soprattutto se magari c'era qualcosa che non andava, quindi ripresa dopo una crisi, oppure una nuova energia, come abbiamo visto, da adottare in varie circostanze. Quindi direi che sono delle belle energie positive, positive per voi. Se ci sarà qualcosa che non va, effettivamente le carte cercano di intercettare l'energia dominante. Magari se c'è qualcosa che non va, vuol dire che sarà di poco conto o di passeggero. Vediamo cos'altro vogliono dirvi per i single. Troviamo prigione militare, energie diverse. Questo sì. Ovviamente quando escono le carte positive, come vi ho detto, ci possono essere delle cose negative, ma di poco conto. In questo caso non vuol dire che tutte le cose saranno negative, vuol dire che alcune non sono. Sono di blocco o di blocco o di situazioni che riguardano insomma persone che possono essere del passato o persone che non, meglio non fidarsi attentamente, che magari non fanno al caso vostro. Quindi se state frequentando qualcuno, effettivamente queste carte suggeriscono di fare abbastanza attenzione e di non fidarvi, perché magari possono esserci delle incomprensioni, dei litigi che fanno già mettere in allarme. Se non c'è proprio nessuno, in realtà c'è insoddisfazione, vuol dire blocco, vuol dire tristezza. Spero che non sia il vostro caso, effettivamente, perché questa tristezza può venire da situazioni passate che non ancora sono effettivamente concluse, oppure anche forse da insoddisfazione in genere, conoscenze che non vi stimolano più di tanto o non sono interessanti. Andiamo avanti con le questioni più pratiche del lavoro. C'è Gran Signore, carta positiva, porta buona gestione, soprattutto in situazioni incerte o se avete a che fare con qualcuno che si comporta male nei vostri confronti. Può essere nel lavoro stesso oppure qualche situazione un po' strana e ambigua. Cioè, se c'è una situazione legata ad una persona che fa un po' della strategia ed è furbo nei vostri confronti, e allora sì, è vero, ci possono essere delle cose che riguardano questa situazione qua, però dovrebbe risolversi, cioè nel senso che è una cosa passeggera e che quindi si possono o risolvere immediatamente o successivamente, quindi rimediare a questo disagio, a questa difficoltà. Può riferirsi anche a delle spese, delle cose che arrivano così all'improvviso che dovete cercare di gestire. Quindi anche qui effettivamente arriva la leggerezza a dirvi di occhio alla disattenzione, alle imprudenze. Le azioni devono essere ben precise e vi dovete concentrare, quindi non lasciatevi andare ad atteggiamenti e comportamenti sconsiderati, ma di procedere come vi siete prefissati, come avete calcolato le cose già da un po' di tempo, quindi di essere come questo bel gran signore, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, cercare appunto il più possibile di far leva su di voi, sul senso di protezione, di responsabilità, di comprensione, il più possibile e di procedere. Procedere anche per chi è in cerca di lavoro, effettivamente la situazione può non essere tanto facile da gestire perché da queste carte non si vedono grandi, grandi novità. Magari o non vi state muovendo o non vi state impegnando oppure state aspettando delle risposte, allora in questo caso potrebbe prolungarsi l'attesa e loro possono consigliare appunto di ritrovare l'entusiasmo, di ritrovare la concentrazione per procedere e intensificare la vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!